Ciao ragazzi, bentornati. Allora, sono da solo. Oggi sono da solo perché appunto è stata una cosa un po' improvvisata. Avevo qualche ora libera. Sono passato da Max, ci siamo divisi le bolis che abbiamo fatto appunto 2 giorni fa e le sto usando ora, quindi sono proprio fresche, fresche, neanche congelate, proprio i 2 giorni di essiccatura. Adesso le sto usando, poi stasera le congelerò. Eccole qui. Come vedete, queste sono quelle del 16, questo è il sacchetto del 20 e qui ci sono le pop-up, quelle ultime che abbiamo fatto, quelle nere, eccole qua, che sto usando, che ne ho innescate 2 e ho innescato una di queste singola. Su un'altra canna ho messo una 20 Climax più una pop-up del 16 e nell'altra canna sto usando sempre una doppia 20-16 del mix Climax affondante. Come vi dicevo, qualche ora oggi pomeriggio sto pescando nel nuovissimo e fiume che ci avete già visto fare qualche sessione e ho scelto questo spot che tra poco vi mostrerò un po' così, perché intanto c'è l'ombra del signor ponte qui sopra della ferrovia, quindi mi dà un po' di ristoro in questa giornata che ci sono 34 gradi, anche per mantenere comunque la culla fresca, non sotto il sole, quindi un po' per questi motivi, poi perché è comodo comunque per la macchina eccetera, ma soprattutto perché in questo punto qui del nuovissimo sono nel punto dove c'è la profondità più alta. Tutto il nuovissimo generalmente ha una profondità che va dai 2,5 metri ai 2,80 metri circa, tranne che in questo punto. In questo punto qui arriviamo a 5 metri. C'è proprio un avvallamento che prende più o meno 7, forse anche 10 metri, e dove appunto c'è la profondità più elevata in questo tratto di fiume. Credo sia appunto per il discorso del ponte, quindi negli anni passati, quando appunto costruirono questo ponte, credo che appunto sotto abbiano appunto fatto degli scavi, di conseguenza sia rimasta questa buca e appunto ho scelto di venire a pescare qui, anche perché con 34 gradi, quindi il sole batte veramente forte, insomma penso che il punto più profondo l'acqua sia proprio fresca, quindi speriamo le carpe scelgano di passare queste ore qui sotto. Attrezzatura minimal, 3 canne, picchetti, guadino, la culla, un secchio d'acqua e la sacca di rilascio, niente più. E niente, si spera appunto che parta qualcosa e niente ragazzi, ci si vede tra poco.
Allora, vi mostro un po' com'è la situazione. Allora, vedete il canale, eccolo qui. Qui sopra c'è il ponte, quindi quello che vi dicevo prima, appunto. Le canne sono qui, picchietti, molto veloce. E qui poi ho preparato la culla con guadino, sacca di rilascio, e lì c'è il secchio con l'acqua del canale, tutto pronto, tutto all'ombra, perché oggi fa veramente veramente caldo. Bene, speriamo parta qualcosa. Faccio vedere questa meraviglia, però prima vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, ci tengo ragazzi, voglio farvi vedere questo. Vedete? Allora, Boilies appena fatta, hanno 2 giorni, allamata, perfetta, eccola qui. E adesso gli vogliamo la nostra amica. Allora. Eccolo qui. Molto bene. Allora, togliamo il godino. Eccola qui, non è grandissima, ma speriamo lo diventi. Bene ragazzi, vado a rilasciarla. Allora, piccolo appunto prima di rilanciare la canna. È partita ragazzi quella centrale, quella dove era calata praticamente sulla profondità più profonda, quindi sui 5 metri che vi dicevo prima. Vuoi che siano i 5 metri, vuoi che sia perché magari c'è un po' d'ombra, non lo so, però ragazzi la tattica di aver calato nel punto profondo evidentemente qui ha funzionato. Le altre 2 canne le ho nelle sponde opposte, quindi saranno intorno ai 2,5 metri, 3 al massimo, che sono sempre qui vicino. Quindi ora ricalo la canna, non ho cambiato le bolle, le ho lasciate perché erano in pesca da un'ora, 1 ora e 20, 1 ora e mezza circa, quindi sono praticamente belle che in pastura, quindi non le cambio, non sono rotte. Quindi ho rifatto il sacchettino e lo rilancio nello stesso punto.
il tendifilo lo metto. Allora, purtroppo ragazzi l'ho persa, si è slamata e vabbè, ha mangiato male. E, era sempre la canna centrale, quindi la canna quella sul punto dove vi ho mostrato prima sotto il ponte. E, non ha fatto nulla di che, ho rifatto il sacchettino, ho mantenuto le boilies che c'erano, quindi non le ho cambiate. E niente, è partito ugualmente, quindi perché appunto le boilies erano fuori in pastura, quindi non vedevo necessario cambiarle. Ora si è alzato un po' di vento, spero non disturbi. Quindi niente ragazzi, vi mostro il punto, è quello lì sotto il ponte, eccolo là. Quello è il punto dove sono partite le due carpe. Vabbè, speriamo arrivi una seconda, dai. Sessione conclusa, e un piccolo riassunto. Allora, sono rimasto in pesca circa 3 ore. La prima carpa è partita più o meno dopo un'ora e mezza circa e ha mangiato nel nostro mix accoppiata 20-16 e ha mangiato nel punto dove speravo mangiasse, dove ho un po' cercato di capire dove potessero mangiare le carpe vista l'ora e vista comunque la temperatura che c'è, insomma, che c'era, perché adesso fa un po' più freschetto, però inizialmente c'erano 34 gradi. E niente ragazzi, allora vi riconfermo che ha mangiato nel punto più profondo del tratto del canale, quindi sotto il ponte, e dove c'è appunto una profondità di 5 metri. E una bella regina di canale, non grandissima, però danno sempre soddisfazioni. Peccato per la seconda che si è sdamata, però ero convinto di averla ancora in canna, invece purtroppo mi sbagliavo, verso la fine si è proprio sdamata, quindi purtroppo è andata così. E secondo me era anche una carpa importante, insomma, perché ha fatto una bella partenza e quei pochi secondi che sono riuscito a sentirla in canna mi sembrava tirasse parecchio, quindi succede, ci riproveremo. Quello che è importante è che ha comunque rimangiato nella stessa canna, nello stesso rig e nelle stesse boilies della precedente, quindi non ho cambiato le palline, ho ritenuto quelle, ho semplicemente rifatto il sacchettino con il pellet. E aveva ripagato appunto, perché è ripartita più o meno mezz'ora 40 minuti dopo. Peccato averla persa. Vabbè, quindi niente, conclusione: una carpa presa, una carpa persa. Mix Climax continua a funzionare e siamo molto soddisfatti di questo e continueremo a testarlo ragazzi. Quindi detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e ci si vede ragazzi. Per qualsiasi cosa sapete sempre dove contattarci, nei vari social eccetera. Quindi vi ho detto tutto, ciao ragazzi, alla prossima.